Signore e signori, buonasera. Andrà ora in onda la nuova trasmissione di Teleliberty Palo, le interviste pilotate. Conduce Gabriele Lapila. Buona visione a tutti. Salve a tutti da Gabriele Lapino. Eccoci a grande richiesta dei potenti moderni studi telemunicipali. Allora lo fate apposta, potete lavare dopo i piatti. Dopo la prima puntata in cui abbiamo avuto come ospite Mr. Marco Morisco, continua la nostra avventura nel mondo Liberty, con l'innovativo format l'intervista pilotata. In questa puntata sarà nostro ospite il proprietario dei portieri della Liberty, Mr. Onofrio Stellone. Benvenuto, mister! A tutti i tifosi, dirigenti e calciatori del Liberty Palo, e un saluto anche a voi di Tele Liberty Palo. E c'è così, in che cima per l'intervista. Madonna, c'è per il possibile. Grazie per il saluto. Purtroppo si fa quel che si può con quello che passa la produzione. E chi è la produzione? Vitino Gigolo Production. Allora, state proprio fracate, proprio, state. Senta, mister, lei ha ancora le attività come portiere. Sappiamo che è impegnato in diversi tornei di calcio a 7, a 8 e a 5. Si vocifera, si ha anche molte richieste conteso. Qual è il segreto della sua eterna giovinezza? Ho sempre amato lo sport. Del calcio è una vita che faccio tornei e campionato. È il mio segreto, così vi posso dire, una buona alimentazione e una vita sana e tanta voglia di fare, come me, vedi? Cosa intende per tanta voglia di fare? E tutto via la déjà vu! Va bene, non si alteri. E c'è così, va niente. Senta, mister, lei quest'anno ha allenato dei giovani portieri. Cosa ci può dire in merito? Che cosa devo dire? Possono fare solo i ballerini, possono fare. Perché proprio i ballerini? Ho dovuto sudare per farli allenare dopo pochi esercizi, erano già stanchi e un po' ogni volta avevi problemi. E modulo, e la paura, mister, non mi metti in porta. E se è un problema, non si può. Poi vi devo raccontare una curiosità. Mi ha chiamato Mili Carrucci, mi ha chiesto Strambelli e con la suona a partecipare ballando con le stelle. Allora chi difenderà la porta della Liberty il prossimo anno? E se mi viene in gap, ritorno a giocare io in porto, Guagnon, che non vale troppo. Ha uno scoop, ma si legge in giro che la Liberty stia valutando il mercato brasiliano per il ruolo di portiere.
Si è fatto anche il nome di Gil Mastellini. Lei sa qualcosa in merito? Ma quando ha chiato, cittadino? Ma quando ha chiato, ma che cosa è? Mister, lei quest'anno in poche occasioni ha manifestato disagio per le condizioni del campo di palo del Colle. Cosa ci può dire in merito? Il caldo è cambiato ormai. Tutti i campi sono tutti in erbe artificiali. A palo ci alleniamo un campo pietoso, pieno di pietre, ragazzi, si fanno male. E allora è il momento di cambiare anche al comune. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Quando piove il campo è pietoso. Mi ritiro a casa con le robe che mia moglie mi picchi e mi porta da fuori. Quindi il suo è un vero grido di dolore nei confronti dell'autorità. No, il mio grido di dolore è quando mia moglie mi apre il portone. Capisco, capisco. Gabriele, che cosa devi capire, Gabriele? C'è cosa capire, dai. Sì, dico a voi. Prendete carta e penna, è il momento della pubblicità. Sabato, una ballata. Per passare una serata in allegria, festeggiare ricorrenze, feste di laurea ed altro, rivolgetevi da Dolce Amaro, che saprà soddisfare ogni vostra esigenza, anche la più sfiziosa. Dolce Amaro, oltre al servizio bar, offre una vasta varietà di aperitivi, cocktail, selezione di carni, primi piatti, insalate, piadine e tanta buona musica. Dolce Amaro si trova a Bari in via Panzini 2D, nel quartiere Poggiofranco. Per info e prenotazioni chiamate l'amico Luciano al 328-7210-819. Il martedì e giovedì, serata karaoke, non mancate, vi aspettiamo! No, fai buono sto caffè, anche le paste, da dove... Infatti mia moglie ha fatto il caffè, le paste... Oh, è già finita pubblicità, riprendiamo l'intervista che abbiamo iniziato poco tempo fa. Me la scimmerdo qua, non te la metto con me. No... Vabbè, va. Senta mister, lei con la sua esperienza ha fatto da chioccio per molti giocatori. Ma Nevrier, cosa è successo quest'anno? Non ha mai visto la porta. Ne viene e fa la bella vita e va al divino con l'allo di Michele e diciamo che la porta la vede di notte, ma brondeteur la vede. Come di notte? Allora Gabriele, si testa tutto di adesso, Gabriele. A lui dice di sentire la saudaci. Codia tutto stilo, prossimo campionato, o mandiamo Picon, o mandiamo a Santa Spirita qua. Ma di Lallo di Michele cosa ci può dire? Lallo è troppo pericoloso per me. E me che se l'avevo fatto. Quindi è meglio lasciar perdere. Gabriele, sì, ma lasciamo perdere corto. Mister, parliamo della società. Quest'anno ha ritrovato a palo vecchie glorie degli anni 70-80 come Michele Iosca e Nicola Ferrante. Come si è trovato? Li conosco bene, abbiamo fatto tante battaglie insieme. E invece cosa ne pensa di Vito Merluoso, che si vocifera definito Vitino Gigolò? Ma ce va a fare Gigolò, ma c'è Tavini, c'è...
Quindi lei non crede alle voci che girano? Ma sciatabina, gordostat. Mister, come si sa, lei è più di un amico per Nicolaris. Cosa si sente di dirgli che non gli ha ancora detto? Senti, io sono legato a Nicola, però Nicola non ho visto mai una volta capito bene. Non ten pro capito, il cacao di una volta capito bene. Bene, mister, la ringrazio per la disponibilità per aver partecipato alla seconda puntata dell'intervista pilotata ed invito i telespettatori alla visione della prossima intervista. Saluti. Grazie a voi che mi avete invitati, grazie. Scusate, mi chiudete la linea. Voglio salutare tutto i tifosi del Liberty Bar, il signore Josca e Nicola Ferranti che è venuto a me. E se Marco! Dai, aspetta, prima di chiudere la linea, Nofio, volevo dare un piccolo pensiero da parte della società, del mister Nicola Lice e da parte mia. Questa è bellissima taglia per ciò che hai fatto. Grazie. Forza Palo! Sempre! Grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi.